siamo in Florida. Dal 25 al 29 di marzo si terrà la 18ª edizione del Cinema Italy. Ne parliamo con il suo fondatore Claudio Di Persia. Ciao Claudio! Ciao Mike, ciao Luigi, ciao Angie, qui da Miami, con voi. Avanti con le domande. Claudio, come è nato questo festival? Beh, dopo 25 anni di lavoro in televisione e cinema qui negli Stati Uniti, è arrivato un punto nel quale ero stanco e volevo soltanto fare una cosa che fosse culturale. E per cui ho aperto un'organizzazione senza fini di lucro, siamo tutti volontari, 20 anni fa, e abbiamo cominciato con il festival a Miami e un festival a Acapulco, Messico. Dopo 5 anni a Acapulco ci siamo resi conto che quella era soltanto un'azione politica da parte del governo messicano, e per cui l'abbiamo un attimo messo in freezer e abbiamo aperto invece Atlanta, dove c'era un grosso pubblico che era interessato ai nostri film. La nostra cinematografia, purtroppo, anche se ha vinto più Oscar che qualsiasi altra cinematografia del mondo, non è distribuita nelle sale negli Stati Uniti, e per cui c'era un buco che noi abbiamo cercato di riempire. Gli spettatori non sono solo italiani, giusto? Questa è una domanda interessante. In realtà, ti racconto un aneddoto rapido. Noi ci rendiamo conto del nostro pubblico che non parla italiano, perché nelle commedie ridono sui sottotitoli. C'è una prima risata di quelli che capiscono l'italiano, seguita da una risata su quelli che hanno appena finito di leggere il sottotitolo. E il nostro pubblico è gente innamorata del cinema italiano, gente innamorata dell'Italia, gente che apprezza il nostro stile, il nostro cibo, tutte le cose che noi facciamo incredibilmente bene. E per cui sicuramente il popolo, la gente che nei nostri mercati è italiana, viene al cinema, perché comunque, se vogliono vedere cinema italiano moderno, noi siamo l'unica via d'uscita al cinema, noi siamo l'unica via d'uscita. L'unica organizzazione che porta cinema italiano moderno, contemporaneo, nelle sale. Però noi in realtà siamo molto interessati anche a attirare quelli che non sono italiani, che sono semplicemente innamorati dell'Italia, innamorati del nostro cinema. E per cui ti direi che tante volte, come ti dicevo sulla commedia, ti rendi conto che magari il 50% della gente in sala non parla italiano. Perché un festival italiano proprio in città, proprio come Miami ed Atlanta? Miami era una scelta naturale. Io sono venuto a Miami a vivere qua il 6 agosto del 1980, sì, lo so, sono vecchio, però in realtà era un posto dove c'era già un festival del cinema italiano tanti anni fa, poi è stato cancellato per qualche ragione e si era creato questo buco. Io ho pensato che era un'opportunità per ridare qualcosa alla comunità, per ridare qualcosa all'industria che fosse culturale e non necessariamente commerciale. E per cui ho aperto questa organizzazione a Miami. Atlanta in realtà ci ha chiamato l'università d'Atlanta, e ci ha chiesto se potevamo fare la stessa cosa che facevamo a Miami anche da loro. E così è nata là. E dopodiché si è sviluppata, adesso stiamo per fare la 15ª edizione, adesso a maggio, a Miami la 18ª. Per cui insomma sono mercati molto stabiliti, nei quali già facciamo questo da tanto tempo. Un saluto ai telespettatori di Patrimonio Italiano TV. Vi ringrazio infinitamente per avermi dato l'opportunità di stare con voi e con il pubblico di Patrimonio TV, al quale mando un caloroso saluto. Spero che in qualche momento anche voi verrete qui a Miami o ad Atlanta a vedere quello che facciamo. E vi mando un abbraccio sincero e spero di rivederci presto. Grazie mille, Claudio!